Sono 3 anni.
No, sì, ma è una gente, faccio pure un magistrato. Poi mo faccio solo i tre là. Chi è? Adelu Gardinà!
cosa hanno poco? Sono venuto un po' più tardi, però perché non mi chiede? A Salerno. No, non c'è. Ma che mi piace? Ma niente, una roba. Adesso che sono entrato, sta parlando proprio con il maestro Bacchetta, dalle volte che sono entrato in questa chiesa, non so se l'hai portato voi oppure no, era un deposito, porta 3-4 ragazze, con una persona adulta, sempre 4-5 giorni a togliere un sacco di roba che stava qui, proprio a bocchiato. Maestro Bacchetta, come si chiama? Praticamente era veramente da piangere il cuore, come si dice. Entrato questa sera, vede che si è fatto una grandissima cosa, nel senso che sta un po' alla volta ritornando allo splendore, non dico antico, almeno quanto più possibile avvicinare. Abbiamo fatto anche i lavori di sistemazione del tetto, abbiamo cambiato il tetto che era in amianto e quindi è stato sostituito. Io forse mi ripeto sempre ogni volta che vengo qua, ma io letteralmente mi incanto a vedere che sei confratello del padre Mantaroni. Dico sempre a lui, posso dire che ne sono lui a casella, ma non ce l'abbiamo così bene. Veramente avete un grande tesoro, qualche cosa che veramente mi fa molto. Poi ogni volta che si apre di chiesa, un fratello con che sia, veramente è un grazie che io ricordo veramente a ciascuno di voi, perché vedete che ci tenete a venire un'altra volta a rispondere queste chiese nel miglior modo possibile. Perciò, pensando di questa bacchetta, che Fiorai, dove sta Fiorai? Fiorai è andato via e mi prendeva dei clienti. Dei clienti. Perché ha fatto questi bei così? Alberello. Quasi quasi dopo mi piace. Cioè ognuno, quel po' che ha dato, veramente ha dato di cuore per far sì che questa serata riesca nel miglior modo possibile. Ma brutta, la divinità. Pensate alla punta di Betlemme, di San Francesco, ce l'avete anche qua. Questo ultimo giorno, diciamo, del periodo natalizio, veramente, come avete visto anche poco fa, sono passate le immagini, ci fanno rivivere veramente questo grande evento di oltre 3.000 anni fa. Per cui, visitando, oppure all'esterno questi momenti così forti della nostra fede cristiana, in queste belle più fratellite, ecco che fa un grande, grandissimo piacere. Cioè, ringrazio tutti quanti voi, insieme con Maestro Bacchetta, perché vedete che veramente, un po' per volta, queste chiese cominciano a prendere anima, ovviamente. Nel senso che, oltre che pulirle, non ci viene altro a fare di vivere nel miglior modo possibile. Cioè, non so i nomi, ma non so nessuno, però sicuramente tra di voi, ringrazio tutti quanti voi, per questa veramente grande gioia che c'è questa sera, di rivedere una nuova questa chiesa. Bene, pulita, grazie. Gloria dei vecchi tempi.
questa bellissima chiesa, andremo a San Giovanni passando per i vari punti della manifestazione. Quindi adesso ci incamminiamo insieme al gruppo turistico del rione di San Giovanni, perché hanno fatto tutto loro, tutto il rione, ecco, poi lo avremo fuori. Quindi hanno fatto tutto loro, il rione di San Giovanni si è organizzato per questa manifestazione. Poi dopo chiaramente siete tutti invitati, lo sapete, per i bambini c'è un piccolo pensiero, una Befana che già penso che avranno preso, e per i più grandi, non lo so, nella famosa cantina di Cuopolo ci sarà qualcosa che il proprietario Antonio e la signora hanno preparato. Allora ci avviamo a San Giovanni. Oh, dear.
Grazie a tutti.